andiamo avanti di slancio, non c'è manco bisogno di dire ripartire perché non ci siamo mai fermati, stiamo andando avanti, andremo avanti e continueremo con lo stesso slancio e anche di più, ci sono tutte le condizioni per accelerare ulteriormente. Guido Castelli è una garanzia assoluta, era sindaco quando la terra tremava, ha affrontato l'emergenza, la ricostruzione, è stato assessore della Regione Marche e insieme a lui abbiamo partecipato passo passo a tutte le attività svolte dalla cabina di coordinamento e con il precedente commissario, abbiamo insieme scritto le ordinanze, approvato, proposto, emendato, conosce a perfezione tutte le esigenze, i problemi e il quadro normativo, quindi non avrà bisogno di un solo giorno di stop per prendere possesso e cognizione delle cose da fare e anzi stiamo già correndo molto perché il governo ha già emanato un decreto legge sulla ricostruzione, il senato verrà riconvertito in legge lì al Senato dove Castelli è senatore e seguirà personalmente questo decreto di cui è relatore un altro abruzzese, Delvardo Sigismondi, quindi ci sono tutte le condizioni perché questa volta in questo decreto vengano finalmente calate quelle norme e quelle richieste che il territorio fa a volte da anni e che troppo spesso il Parlamento è stato duro di orecchio nell'ascoltare.